Buonasera cari video spettatori e bentrovati in questa nuova diretta qui su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando in differita questo video su YouTube e invito loro come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta tutti i giorni anche con Empire & Puzzle qui su Twitch, ragazzi, quindi seguiteci. Inoltre, giusto perché siamo molto previdenti, abbiamo anche un canale Telegram per chi vuole seguirci anche su Telegram. Empire & Puzzle, Lita, Enciclopedia secondo Antioch, qualunque di questi nomi, ragazzi, trovate, tanto ci trovate comunque. E qua troverete tutto quello che c'è da sapere su Empire & Puzzle, sulle novità, sulle notizie, anche su quello che facciamo in diretta. Quindi, ragazzi, seguiteci. E siamo qui, ragazzi, siamo qui con la terza stagione. Ma quante province sono? È l'ultima? L'ultima? Cioè, ho fatto un macello. Che ho fatto? Che ho creato? Siamo ovunque. Grazie, Rojana. Quante, questo 36 è l'ultima questa? Giusto per capire se mi devo impegnare oppure no. Comunque, fatemi salutare un po' di sta gentaglia, tipo Nano Volante. Ciao Nano Volante, che sono le 23 da Nano Volante, fuso orario. Ciao Carlo, ciao Pimpi, ciao Pier, ciao Ludo, in macchina, in viaggio, ciao Ludo. Pimpi, vabbè, Tony, Rojana, sono perso qualcuno? Argor, buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti. Se ci dai l'indirizzo ci chiamiamo fino a casa, addirittura. Non ti sei mai impegnato nella tua vita, manco quando sei sul trono. In realtà, per fortuna, non ho bisogno di impegnarmi sul trono. Non so voi come siete messi, ma va bene così, va bene così. Sì, nemici di merda che si autodistruggono. Ho dovuto rifare 3 volte uno stadio. Chi è che si autodistrugge? Ci sono dei nemici che si autodistruggono. Ma stai giocando a Pokémon Go, forse? E come si chiama quel Pokémon che fa autodistruzione? Della prima stagione, che solo quella so. Electro qualcosa. Oh, cazzo, non mi ricordo più il nome. Cavolo, non mi ricordo più il nome. Vabbè. Tu usi la dolce Eucessiana per non sforzarti, faticato come sei. No, io non uso niente. Non so che cos'è Eucessiana. Voltboard. Ah, un cazzo. Voltorb. Ma no, 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 no. Che cazzo di Pokémon. Non so, no, che cos'è un medicinale? Non ho idea. Ho solo un mal di gola. Raggiù un ragazzino, viene vicino a me e mi misuri un attimo la febbre. Ok, misuro la febbre, 38 e mezzo. 38 e mezzo di febbre e ti viene vicino a me. Cioè, ma stai lontano, non ti avvicinare, ma manco per sbaglio. Che brutte persone i bambini. Che brutte persone. Che brutte persone. Che cercano in tutti i modi di infettarti. Hai Google, Google. Ah, non esageriamo. Google. Funziona tutto, colla.
Ah, mi sono appena reso conto che è l'effetto dello stato speciale di Helheim. Che fanno? Si uccidono? Denigrando i bambini, poi quando ti regalano le merende, dove ti regalano in realtà le rubi a loro, ma il fatto è quello, cioè non è che me le regalano, cioè qualcuno sì, ok, però fanno, come dire, il minimo indispensabile per la loro esistenza. Allora ragazzi, allora facciamo un po' i seriosi, dai. Stavo leggendo un po' di cose sull'etere alfa, etere alfa, dai ragazzi, ma su via ne parleremo quando usciranno, perché già vedo seghe mentali in maniera assurda. Cioè esce fra una settimana, aspettiamo questi 6 giorni e il 20 usciranno e capiremo con calma tutto quello che c'è da capire. È una cazzata immane fare la seconda spezza limite, sì, assolutamente, ma l'hanno fatto, quindi non è che possiamo farci molto. Vediamo come esce e andremo a vedere come fare a evitare di farlo sconfiggendo i nemici. È semplice, niente di più niente di meno. So, non so se c'è qualche altra cosa, ma non credo. Non mi avete risposto però, ragazzi, questo è l'ultimo, il 36, la provincia 36 è l'ultima? Almeno la finisco e ci facciamo le chiamate. Vediamo se riesco, facciamo. Domani finisce, vero? Sì. Oggi è martedì. Allora, ragioniamo. Cosa è successo tra ieri e oggi? Perché alla fine tra ieri e oggi. Cosa è successo? È successo che Madonna mia, queste sono le seghe mentali, come si fanno gli spezzalimite. Vabbè, ok. Queste sono le 4 stelle e questi sono i 3 stelle. Poi ve li faccio vedere, dai. In russo. Se non mi dimentico, ve li faccio vedere. Allora, la cosa fondamentale è che principalmente oggi è saltata, o meglio, hanno confermato quello che era abbastanza prevedibile, perché durante l'ultima global beta dell'altro giochino del cazzo, come si chiama l'altro gioco che fanno loro? Non mi ricordo già più, zombie qualcosa? Boh. Zombie puzzle, vabbè, quello. Praticamente là testano in anticipo le varie cose, le varie svariate cose. Combat qualcosa. Ciao Tris, buonasera. Combat e puzzle, vabbè, quello. Praticamente fanno cose prima di Empire. E anche lì cosa è successo? La volta precedente, o meglio, il mese precedente, avevano fatto la global beta dell'Isola dei Mostri, c'era un bug allucinante e hanno dovuto rinviare, o meglio, hanno dovuto bloccare l'Isola dei Mostri, sostanzialmente, e quindi niente. In Empire & Puzzle non l'hanno fatto uscire. Hanno corretto il bug che c'era. Doveva essere sostanzialmente già pronta per questo giro. L'hanno fatta prima, come sempre, su Combat Puzzle, come cavolo si chiama, non lo so, vabbè, quello. E è uscito un altro bug. Però questo bug loro l'hanno ritenuto poco interessante, infatti là l'hanno finita, l'Isola dei Mostri, l'hanno completata tutta. Però su Empire & Puzzle ovviamente l'hanno evitato di farla, perché sanno che c'è quel bug, probabilmente non se la sono sentita e hanno rinviato l'Isola dei Mostri per la seconda volta. Per chi non segue il canale, ragazzi, questo già era bla bla bla. Questo è il messaggio che hanno rilasciato. Hanno detto che forse ci provano a farla per aprile. Ce la faremo, dai, ce la faremo.
per aprile, e quindi niente, vediamo cosa succede. Non è un brutto evento, è che si è scarso una nuova volante, è quello il discorso, non è che è un brutto evento, l'evento è pure interessante se si riesce a, come dire, a mettere giù un po' di cose, però poi chi è scarso come una nuova volante che ha solo la fortuna di beccare gli eroi, però è scarso, è un po' come la Juve, possiamo dirla pure così, alla fine compra, spende miliardi, milioni, poi vabbè, lasciamo stare come, e poi niente. Però c'è da dire che c'è anche di peggio, tipo il Paris Saint-Germain è anche di peggio, però vabbè, dettagli. Ok, a parte questa cosa qui, sostanzialmente il dibattito più che è uscito un po' ovunque, ragazzi, si tratta della chiamata del destino, che stranamente è trapelato qualcosina sulla chiamata del destino. Vi ricordo che queste cose qui possono essere effettivamente reali, come possono essere una enormissima cazzata allucinante, quindi con calma, ragionateci ora che li vediamo, ma non fossilizzatevi molto, cioè nel senso che non fate ragionamenti che ok, sono sicuri quelli, non è detto, anche perché, come vi ho sempre detto ragazzi, queste cose qui possono cambiare, loro le possono cambiare in qualsiasi momento, anche mezz'ora prima, addirittura è successo non mi ricordo più, un Atlantide mi sembra, che hanno cambiato gli eroi in evidenza durante l'evento stesso, quindi figurati, possono fare quel cazzo che gli pare. Quindi prendete con calma queste cose che escono, perché sono cose che loro in qualsiasi momento, anche se adesso sono così in questo momento, loro lo possono cambiare tranquillamente. Però volevo farmi un attimo un giro dall'oracolo, si è detto qualcosa di diverso, ma mi sembrerebbe di no. Beh, andiamo pure a vedere pure questo. Ciao Don Fabio, buonasera. Comunque, se gli eroi sono quelli che sono trapelati, sono scarsini, ma sono tutti scarsini, ragazzi, sono eroi. Prima stagione, eroi del mese, eroi della seconda stagione, eroi della terza stagione, punto. Cioè, non è che va oltre quello, eh. Cioè, non vi aspettate che mettano eroi super mega fighi, che quale sarebbe il loro vantaggio in questo? Quegli eroi sono fatti per chi ha una caterva, fa una caterva di chiamate e non becca eroi importanti. Per esempio, nel caso di Nano Volante non servono quegli eroi, perché tanto lui ogni 5 chiamate becca il 5 stelle super figo, non se ne fa nulla di quelli. In realtà ce ne sono di decenti, però bisogna un attimo vedere chi, come e come usarli, dove usarli e perché. Dipende sempre da chi è a disposizione, dipende da... Io ho sentito cose allucinanti che hanno denigrato degli eroi che secondo me, boh, non so, o sono io che non so giocare probabilmente, o boh. Ora li vediamo, dai. Poi facciamo un resoconto di tutte le chiamate che tanto hanno aggiornato, anche quello, l'oracolo ha aggiornato tutto, quindi parleremo anche di quello. Allora, andiamoci a vedere un attimo questi eroi. Eccoli qui. Volevo chiederti due cose. Ho ricevuto uno scrigno per la mongolfiera, ma è già piena. Ma posso prendere gli oggetti solo pagando? Perché non ne ho intenzione. Esatto, puoi prendere quegli oggetti solo pagando. Però in basso a sinistra, quando la mongolfiera è piena, c'hai il tasto ricicla. Quindi se non vuoi quegli oggetti, fai ricicla e ti darà del materiale del cavolo, cibo, ferro, cose così, e ti ricicli la mongolfiera. Io mi sa che l'ho comprato una volta la mongolfiera al primo oggetto quando mi ha dato 3 chiamate, tipo 2 euro, quant'è il primo? Non era 99, 1,29 euro, 3 chiamate, ma solo in quel caso. Poi ho 6 chiavi per l'invocazione per Valhalla, ma non vedo il banner. 6 chiavi?
Le chiavi non sono per il Valhalla, eh. Le chiavi sono per i costumi. Se intende 6 monete, non te ne fai nulla, 6 monete, le servono 100. Per ogni chiamata. I costumi non mi ricordo quando ci sarà. Amico, che è sta morte qua? Mannaggia, mannaggia. Sì, sì, con 5 chiavi puoi fare una chiamata. Ma devi aspettare quando ci saranno i costumi, la camera dei costumi. Ma non mi ricordo, ora andiamo a vedere un attimo sul calendario quando ci sarà. Un secondo, perché qua vedo grigio verde. Adesso muore sto cavolo di mostriciattolo di merda. Era già morto. Per almeno non mi dà fastidio. Ma ho finito i servitori di Waterpipe. Voglio quella stronza di Margiana col costume. Poca roba. Che sarà? Cioè, tutto questo per un bundle minuscolo di cibo. Ma sul serio? Cioè. Sì, infatti, Ludo, ora ne parliamo. Ma molti, o svalvolano, o tipo vogliono solo gli eroi super mega galattici di galattici, tutti i giochi, fa vincere da solo il raid. Ma quelli non ci saranno mai la chiamata del destino. Ne parliamo con calma, perché sennò qua non finiamo più. Devo vedere pure gli eroi qua. Ok, devo andare a trovare un attimo il calendario, così faccio vedere il calendario, o meglio vediamo un attimo sul calendario cosa ci dice, bla bla bla. Calendario, quando sarà il prossimo costume? Andiamo a vedere un secondo. Ce l'ho pure io le di Loki. Allora, chiamata del non ci sta, perché questo mese c'è la taverna delle leggende. Taverna delle leggende e camere dei costumi sono ciclici, quindi un mese uno, un mese l'altro, che sono 4 settimane in realtà. Vabbè, comunque ciclico taverna delle leggende e camere dei costumi, quindi ad aprile ci sarà la camera dei costumi. Don Fabio. Sì, ogni 5 chiavi hai una chiamata gratuita. E quello cambia. Non Fabio, cambia da persona a persona, da player a player. Quindi non è ciclico anche quello, però dipende da quando iniziate a giocare, quindi può cambiare da persona a persona. Quello che c'è con non so cosa sia arrivato, comunque ogni 2 giorni cambia quello. Mi sembra che non ci sia altra roba, vero? Perché mi sa è settimana prossima che inizia l'evento stagionale, quindi ci sarà quello elementare. Per esempio io c'ho la gialla attualmente, e fra un giorno e 08 cambia, però non tutti hanno lo stesso, perché dipende, ripeto, da quando si è iniziato a giocare. Allora, abbiamo l'accademia pure da aprirci. No, quella la facciamo con calma, perché dobbiamo arrivare giovedì, quindi magari la apro e poi la facciamo giovedì. La metto a fare giovedì. Un giorno è 08. Che cos'è? Ho detto un giorno è 08. Oh, c'era scritto. Vabbè. Dettagli, Beps, dettagli. Un giorno è 8 ore. È 08 ore, volevo dire anche così. Volevo dire così, va. Vediamo stava. C'è acqua, purtroppo, c'è acqua. C'è acqua. Pure calda ormai. Lasciamo stava, che è meglio. Allora, ritorniamo, facciamo un passo indietro, ragazzi. Chiamata del destino. Chiamata del destino con molta probabilità.
questa probabilità, ragazzi, vi ripeto che non è sicurezza. Non è sicurezza. Scordatevi la sicurezza, perché qua non esiste. Ripeto, dal giorno alla notte possono cambiare tutto quello che vogliono cambiare. Devo mettere a famappa, però, perché sennò questo discorso non lo facciamo più. Allora, mettiamo per potenza, andiamo in fondo, metteteci il tasto di andare in fondo qua, invece di cazzeggiare. Visto che ascoltate, mi copiate quello che dico, cioè mettete il tasto per scendere giù. Non qua, Neludo, non qua. E quelli che sono idioti, capito? Cioè, fanno mezza cosa e non la fanno manco bene. Cioè, me lo metti qua. Cioè, e tra l'altro non lo vedo, anche perché non è qua. Era qua, sì, era qua. Negli eroi stava. Perché qua non lo vedo più? Hanno tolto? O c'è all'inizio? Hanno tolto anche qua? Dove cazzo sta sto tasto? Ah, aiutando lo scorrimento, ecco. Guarda, non ce l'avevo messo. Ma sta qua solo. O no? O sto dicendo una cazzata, l'hanno messo. Aumenta livello. No, infatti non ci sto. Qua non c'è. Cioè, dove serve il tasto non c'è. Cioè, qua sotto per farmi arrivare alla fine a pro di cosa. Che devo arrivare a fare alla fine qua? Domanda. Comunque, vabbè. Andiamo avanti, va. Ludo, io ho sempre ragione. Purtroppo è così. Mi ascoltano per metà, non ci posso fare niente. Non mi danno credito. In tutti i sensi non mi danno credito. Ah, da te piove, Carl? No, qua sta a bel tempo. Poi dall'altro, per fortuna, almeno quello. Allora, ragazzi, tornando a noi, chiamata del destino, o meglio, con molta, moltissima probabilità, quindi ancora non c'è nemmeno la sicurezza, questa chiamata del destino, che non vi posso far vedere ovviamente, la chiamata del destino classica che vedete, la chiamata del destino terminerà il 6 aprile. Con molta probabilità, non c'è la sicurezza, ovviamente la sicurezza non esiste in questo gioco, in nulla. Nemmeno l'evento che mettono loro è sicuro che esca, quindi figuratevi una cosa del genere. Dovrebbe finire il 6 aprile, dovrebbe cambiare la lista. Vi ricordo che i punti, sostanzialmente, le chiamate accumulate nella chiamata del destino, al cambio della lista si mantengono, quindi non le perdete. Se siete a 13, 15, 26, 99, cambia la lista e voi resterete sempre a 99, o 15, o 13, o 12, o quel che cavolo era. Quelle non le perdete, quindi state tranquillissimi su quello. C'è molta probabilità che questa lista cambi il 6 aprile e c'è molta probabilità che la lista sia questa. La nuova lista sia questa. Come al solito, vediamo, i primi 5 eroi sono 5 eroi della prima stagione. Quindi, se non siete... Non posso insultarvi, quindi se non siete piccoli giocatori che non sanno ancora nulla, sapete già che la prima linea è assolutamente da evitare come la peste, a meno che non siete player che spendono talmente tanto da far più di 15, di riempire più di 15 volte il contatore da 100. Allora, in quel caso, dato che comunque si deve prendere per forza un eroe, andate a prendere questi.
Non è che ce ne siano tantissimi che lo facciano, anche se sicuramente probabilmente ci sarà qualcuno che ha completato l'album di figurine, però in quel caso presumo che nemmeno tutti i Sartero gli interessa più di tanto, quindi uno vale l'altro, magari inizia da questi perché si trova in fila e li prende tutti. Però vabbè, a parte questo ragazzi, primi 5 evitate come la peste, perché sono eroi che potete trovare in qualsiasi chiamata e anche dai campi, nei campi avventi. Quindi di conseguenza evitate assolutamente di prendere quegli eroi lì, cioè non ci pensate minimamente. Com'era questa lista qui che vi vorrei far vedere, però mi sa che non riesco perché è più lunga del previsto. Dai, volevo finire ma non ce la faccio a finire stasera, quindi tanto vale, mo finisco questa, così vediamo anche il confronto con la lista attuale, perché ci sono alcune cose che a me non mi convincono di questa lista, vi dico la verità. Però conoscendo questi come lavorano, c'è molta probabilità che non gliene, o non se ne sono accorti o non gliene frega un cazzo. Dai, non mi puoi uccidere gli eroi così. Su via. Che bruttissima persona. Che bruttissimo ippopotamo. Che non è un ippopotamo. Come lo chiama? Ah, semplicemente dicendo c'è un anziano. Pensavo tipo ci avesse un nome particolare, tipo super mega unicorno molecolare. Ok, dai ragazzi, mancano gli ultimi due, un giorno o l'altro lo finiremo, dai. Allora, chiamata del destino, come dicevo, 3 rimane a 3. Gli eroi, ovviamente, una volta presi non li potete prendere una seconda volta, e di conseguenza, vi dicevo, chi fa supera le 15 chiamate praticamente, si va a prendere anche questi, perché tanto alla fine ne deve prendere uno, è sempre un 5 stelle in più e quindi si va a prendere. Però, prima lista, ragazzi, prima fila, evitateli come la peste. Poi, come è quella attuale, così è questa qua nuova, ragazzi, come vedete, eroi del mese, eroi della seconda stagione Atlantide, eroi della terza stagione di Valhalla. È la stessa cosa, era pure qua. Eroi del mese, eroi della seconda stagione, eroi della terza stagione. Niente di più, niente di meno. Non vi aspettate cose diverse, perché non credo che cambieranno mai una cosa del genere, e non vi aspettate una Teti o un Oceanus della seconda stagione buttato qua dentro. Cioè, non succederà mai, come presumo la stessa Alfriche, non credo che la metteranno nella terza stagione, non credo. E vi ricordo e vi sottolineo un altro piccolo particolare, che tutti questi eroi sono tutti senza costume, quindi non ci sarà nessun costume, almeno così da questa schermata. Sono tutti eroi. Jeff John è senza costume, Emidal è senza costume, Inari, Sif è senza costume, lo stesso anche qua, Missandra è senza costume, Inari è senza costume. Lui l'hanno fatto il costume di Mokkar, sì, mi sembra di sì, senza costume. E anche gli eroi del mese, se hanno un costume, non ce l'hanno in questo caso. Tra l'altro mi sa di questi nessuno, cioè sia Zimi che dovrebbe uscire il costume da breve, ma niente di, non mi sembra che ci sia. Ovviamente quelli della prima stagione non ne parlate proprio, perché ne hanno addirittura 3, tipo Quintus ne ha 3, cioè, o meglio ne ha 2 di costumi, ma nessuno dei due ovviamente ci sarà, figuratevi. Andando a ragionare sugli eroi in sé, ragazzi, abbiamo Zimi, che sapete che eroe è ormai. Il vantaggio grosso di Zimi è che è una purificatrice rapida, ed è questo il vantaggio grosso di Zimi. Poi se giocate di mono o avete due eroi che hanno
fanno parte della stessa famiglia, avete anche un minimo di cura, che parliamo del 4%, non è la cura chissà che, a tutti i rossi o a tutti i, a tutti gli eroi, se avete due eroi della, della stessa famiglia. Il problema di Zimi qual è? È che praticamente è un eroe fatto male, cioè nel senso che quando attacca non fa danno e la sua resistenza non è il massimo. Quindi già sapete più o meno Zimi, perché ormai è passata di moda. La stessa Zelin. Zelin è utile perché è una disperditrice rapida. Ripeto, sono entrambi rapidi, è quello il vantaggio grosso. La disperditrice rapida, però il danno che fa è zero praticamente. Poi c'ha il, sì, il collegamento elementale, che dà un vantaggio per quanto riguarda la, la velocizzazione di mana. Vedrai Zelin. Zelin, eccola qui. Sì, 10% di rigenerazione mana a tutti gli alleati in natura per 4 turni. Questa cosa qui può essere sfruttata, ovviamente, però poca roba, per il semplice motivo che rimuove le magie benefiche dopo che ha fatto l'attacco. E l'altro vantaggio potrebbe essere l'abbassamento di attacco, o meglio, non vi fa subire danni. Però, ragazzi, vedete le statistiche. Cioè, se andiamo a confrontare un eroe che è uscito ultimamente, 688 e 1308, ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, eroi che resistono veramente poco, erano buoni una volta, praticamente. Ora, pochissima roba. La stessa Zimi, che io tra l'altro utilizzo ancora, ma utilizzo solo esclusivamente perché è una purificatrice. Cioè, con tutto che è emblemata, forse arriva più o meno alle statistiche degli eroi attuali della quinta stagione, cioè quinta, quarta... eroi di eventi, ma c'è un abisso di differenza tra loro rispetto agli eroi che sono attualmente. Quindi i vantaggi, ripeto, secondo me di queste due sono che sono rapide, una è disperditrice, però tra i verdi ce ne sono anche altri che fanno comunque, che disperdono, o meglio tolgono le magie benefiche dagli avversari, mentre invece tra i rossi già un po' più difficile, o meglio ci sono altri che tolgono i disturbi dai propri alleati. Però nella maggior parte dei casi o sono medi o sono lenti o sono chi non dà l'immunità ma non la purificazione e così via. Poi gli altri eroi, ragazzi, che stanno in questa fila: Raffaele ha solo il nome super mega figo, assolutamente. Poi per il resto un lento che cura, sì, cura anche un botto, da tanti vantaggi, da tante cose potrebbe dare, ma è comunque un lento. Per me un lento quando parte, non dico che deve far vincere il raid, ma quasi. Lui, se i suoi alleati sono a poco di vita, praticamente li fa recuperare tutto su per giù, ma è difficile arrivare in quella situazione. È una situazione a volte su un milione, tra l'altro pure ciò, quello che ci penso. Una cosa che tengo a sottolineare di Raffaele, che poi vabbè lo riprenderemo quando, se effettivamente uscirà, ha due funzionalità lui. La prima, ripristina del 50% di salute tutti gli alleati che possiedono meno del 50% di HP. Poi tutti gli alleati recuperano 560 HP nel corso di 4 turni. Una cosa che vi voglio far notare, questo eroe, che ai tempi ne parlammo, però vabbè, ormai è passato un bel po' di tempo. Un eroe come, non ne trovo manco uno, Gafar, lo fa. Gafar che cosa fa? Il bersaglio subisce una riduzione di un meno 100% alle cure ricevute per 4 turni. Quindi tutte le cure che danno all'eroe che Gafar ha colpito praticamente non hanno effetto. Raffaele invece è diverso, perché la seconda parte della sua speciale non funziona come tutte le cure, ossia tutti gli alleati recuperano 560 HP nel corso di 4 turni. Questo non funzionerà perché Gafar blocca le cure, mentre invece la prima funziona, ragazzi, perché questo non è una cura ma è un ripristino della salute, quindi va al di là dell'effetto di Gafar. Il vantaggio grosso di Raffaele è proprio questo, che può
bypassare quel problema lì e soprattutto annulla i disturbi di tutti gli alleati, quindi è un purificatore. Il problema qual è? È che anche in questo caso la purificazione avviene dopo la cura. Quindi se qualcuno ha qualche blocco di qualcosa, ciao, non funziona, perché glielo toglie dopo. Questi sono come posso dire, errori? Non so come posso definirli, perché questi eroi qui, anche Zimi e anche Zelin, se avessero avuto la rimozione delle magie benefiche prima, sarebbe stata già molto molto meglio. Molto molto meglio, però prima non lo facevano e quindi va bene, nessuno lo fa, quindi ci sta. Invece ora che fanno? Fanno gli eroi super mega fighi e ci mettono anche la rimozione delle magie benefiche prima, cioè non c'è manco più il paragone. Cioè vado a prendere un lui, rimuove le magie benefiche di tutti i nemici prima, poi fa danno. Cioè, quello che mi fa... cioè, boh. Lasciamo sta. Poi, passiamo a Malosi. Malosi è uno di quegli eroi super mega galattici, ragazzi. Cioè, io non so perché nessuno lo prende in considerazione. Perché non lo prendete in considerazione Malosi? Fatemi capire, perché non vi piace Malosi? Che vi ha fatto Malosi? Di male. Anzi no, andiamo a vedere su Epidolbox, tanto ci sarà su Epidolbox, no? Che vi ha fatto di male Malosi? Più piccolo no? Posso ingrandire? Non credo. Perché si è messo con questa grafica di merda così piccolo? Vabbè. Anche Pitbullbox è contro Malosi, vi dico già si vede che è così. Allora, c'è proprio bruttissime persone. Dai, che cosa fa Malosi? È un molto rapido che ha una resistenza all'abbassamento di difesa di base, giusto? Sì, molto rapido, che ha un abbassamento di difesa. Le statistiche sono quelle che sono, ragazzi, però qua parliamo di un molto rapido, quindi potenzialmente si carica più velocemente, addirittura una tessera, due tessere rispetto ai rapidi, quindi ci sta che statistiche sono un pelino inferiori, per modo di dire, ovviamente. Colpisce uno, è un cecchino, quindi normalmente a me non me ne frega un cazzo, cioè, nel senso che è un cecchino di merda e vaffanculo, ci sta come ragionamento, però non è tanto quello, ma che il bersaglio non può lanciare nuovi effetti di stato o cumuli, sarebbero le iterazioni, su nemici o alleati per 3 turni. Ragazzi, è questo quello che è importante. Cioè io vado a colpire un bersaglio, chiunque questo sia, questo bersaglio sì, ok, mi attacca, per carità, però non mi dà i malus a me, o meglio i disturbi all'avversario, e non, oppure non dà quell'eroe colpito, non dà i magie benefiche ai suoi alleati. Cioè, ma che cavolo volete di più da un eroe? Che cavolo deve fare un eroe? Ed è normale che un eroe che voi usate in attacco e voi utilizzato solo e esclusivamente per colpire un avversario che vi dà un fastidio enorme. Però lui può bloccare praticamente per 3 turni tutti. Cioè, per esempio, al Friche, per dirne una, che tra l'altro è viola contro giallo, quindi è pure perfetto, al Friche viene bloccata da Malosi. Certo, dovete lanciarlo, dovete calcolare i 3 turni, perché altrimenti non ha senso, ed ecco perché va utilizzato in attacco. Ma al Friche che cosa fa? Vi lancia i 5 cubi, ok, vi fa il danno dei 5 cubi, ve lo fa sicuro, però non vi dà l'attacco irrazionale. Non ve lo dà. E senza l'attacco irrazionale a Friche non serve a nulla. Ma giusto per dirne uno, potete bloccare praticamente l'avversario che vi dà fastidio.
qualcuno che dà il contrattacco, qualcuno che dà l'aumento di difesa, qualcuno che dà l'aumento d'attacco, qualcuno che cavolo ne so, qualunque disturbo agli avversari e qualunque magia benefica ai suoi alleati. Che deve fare di più un eroe per essere considerato decente? Domanda. Poi abbiamo Grimble. Grimble, quando è uscito, era un eroe di merda. Di merda. Di merda. Quando è uscito? Ma stiamo parlando di dicembre 2019. Sono passati 4 anni. Vabbè, no, 3 anni sono passati da allora. Cosa è successo? È successo che al giorno d'oggi il meta del gioco è sui servitori. È un eroe con queste statistiche, con questa resistenza del 2019, era immensa come roba. Però ai tempi non c'erano tutti i servitori che ci stanno adesso. Grimble distrugge tutti i servitori da tutti i nemici. E il bello è che ogni servitore dà una piccola quantità di mana ad ogni alleato. Ogni servitore distrutto, ovviamente. Cioè, ma che deve fare un eroe per essere interessante? È una merda in attacco, 615 di attacco. Ma che cazzo deve fare questo eroe? Non è quell'eroe che una volta partito avete vinto, ok, non ci sta. Però uno che vi distrugge tutti i servitori da tutti i nemici, ed in più ogni servitore distrutto, che lo distruggete sicuro, non è che come scadi che lo dovete distruggere con l'attacco, questo lo distrugge e basta. Ogni servitore vi dà il mana ai vostri alleati. Cioè, che cazzo volete di più? Domanda. Ciao Vega. Ciao Argor, buona cena, grazie per essere passato. Poi, passiamo oltre. Atlantide. Mitsuko. È quella che mi puzza più di tanto. Perché mi puzza più di tutte? Perché ragazzi, cioè, sta qui. Cambia la lista, sta qui. Il cazzo, boh. Non c'erano 9 eroi, ci sono in generale nella seconda stagione. Ce ne sono altri. Che senso c'ha? Boh. Non è il massimo Mitsuko, ok? Ma ne abbiamo parlato ultimamente, quando abbiamo parlato del costume. La versione, questa versione qua di base, se viene sfruttata nel modo in cui è stata concepita o ideata, o come dire, la si mette nella posizione ideale, anche Mitsuko può dire la sua. Cioè una che ti toglie il 20% di mana diretto ai 3 che colpisce, ed in più riflette tutti i danni di stato e i danni secchi agli eroi blu. Ragazzi, abbiamo detto ultimamente come si può sfruttare. Si può sfruttare con eroi blu, e ce ne sono una caterva, che fanno un male cane. Anche lei va utilizzata in attacco, secondo me, più che in difesa. Difesa è troppo bypassabile, ma in attacco fate schiantare i blu su di voi tranquillamente, gli togliete il mana, non li fate caricare. Quindi c'è il modo per utilizzarla, volendo. Certo, è da dire, certo, però ci sono, che ne so, c'è Oceanus, c'è Alucard, c'è, cazzo ne so, Hathor della quinta stagione, c'è, boh, qualunque altro mega, super mega eroe è migliore. Grazie, non posso dirlo. Cioè, è normale. Ma ripeto, per chi si va a fare la chiamata del destino, sono eroi che non hanno normalmente. Atomos è un altro di quegli eroi, probabilmente ne parleremo la prossima settimana, perché uscirà il costume giusto di Atomos, se non mi sbaglio, e ne parleremo la prossima settimana. Ma Atomos, ragazzi, è un altro di quegli eroi che tra i verdi 5 stelle, ragionando, non è che ci siano tanti eroi che facciano tanto danno a tutti potenzialmente. Lui parte, sì, statistiche sempre di merda, perché purtroppo, ragazzi, sono passati
3-4 anni tutti gli eroi vecchi, sostanzialmente le statistiche fanno sempre più schifo rispetto a quelli che ci stanno adesso. Per assurdo si può considerare quelli vecchi eroi 5 stelle, questi nuovi sono eroi 6 stelle secondo me, però vabbè, lasciamo stare. A parte questa cosa qui, ragazzi, è un medio verde che fa danno a tutti. Ok, di base partiamo da 170% di danni a tutti, però questo 170 può arrivare a 290. Se arriva a 290, quando hanno il mana carico praticamente, 290 per un medio, dove cavolo sta scritto medio, per un medio non è una cosa semplicissima. Ok, non ci arriviamo a 290, arriviamo a 200 o quel che sia, 230, 220. Non è da sottovalutare, perché oltre a questa funzione qui, o al danno secco che fa, se l'incantatore muore nei 5 turni successivi, rinasce. Sempre. Ho trovato 32% di salute, che non è malvagio. Che non è assolutamente malvagio, 32% di salute. Per me. È normale che c'ho Eldannara, c'ho Kennel, c'ho, aiutatemi, ditemi altri eroi verdi che avete a disposizione. Grazie che Atomos non serve a nulla. Ma chi ce l'ha? Nano Volante li può avere. Garl li può avere. Forse anche Vega li può avere, ma cioè non siamo tutti loro. Pimpi sicuramente. Però ragazzi, cioè, Missandra, ne abbiamo già parlato, non è granché Missandra, perché purtroppo è un cecchino ed è rimasto tale che praticamente può colpire più di uno, ok, però è raro, ne abbiamo parlato anche qua con l'uscita del costume, non è che sia granché. Non è che sia granché, onestamente. Però è anche vero che se non avete altri eroi potrebbe essere utile, visto che è una rapida che attacca uno. Ok. Poi passiamo ai Inari. Inari, ragazzi, cosa fa Inari? Anche qui l'abbiamo visto ultimamente, ma già un po' di tempo col costume. Ma Inari, statistiche, niente di che, anche se c'è un attacco spaventoso. Ai tempi era spaventosissimo questo attacco. Ma una media che fa 180% di danno a tutti i nemici. Tutti gli alleati hanno il 56% di probabilità di schivare le abilità speciali. E poi per ogni schivata da un servitore volpe. Che questo servitore volpe dà il 7% di mana al suo proprietario alla fine di ogni turno. Cioè, ok, 8% di HP. Immaginiamo questo eroe insieme a un Frost. Mi viene in mente solo Frost a me ora. Però c'è anche Freccia. No, Freccia no, Frost è meglio, che Freccia aumenta l'attacco. Faccio vedere Frost giusto per rendere l'idea. Immaginiamo un eroe del genere che ha da un servitore che dà l'8%, che è l'8% di salute, che è pochissimo, ragazzi, 8% di salute. Immaginate Frost da il servitore ne dà 13% e non è manco granché. Però il bello qual è? È che tutti i servitori di tutti gli alleati ottengono un più 30% di HP e un più 30% di attacco. Che vuol dire? Vuol dire che quell'8% di HP che ha il servitore di Inari insieme a un Frost, non solo Frost vi dà un altro servitore che protegge il servitore di Inari, ma ve lo potenzia pure. E se avete, e se riuscite a potenziare quel determinato servitore lo potenziate, che quindi resiste un po' di più, voi considerate che aggiunge il 7% di mana al suo proprietario al fine di ogni turno,
Cioè, vi dà mana, ragazzi. Cioè, non c'è, non c'è da nessun'altra parte, vero? Per poterla testare, no, non c'è. Non so, cioè, a volte possono cambiare gli eroi, magari ragiono ancora con quelli vecchi, ma mi sembra che faccia la stessa identica cosa anche adesso, giusto? Qualcuno ce l'ha in aria tra di voi? No, io non ce l'ho, è inutile che vado a vedere. E volevo vedere dove cavolo poteva stare. Qua ce l'abbiamo. No, questa è la terza stagione. Niente, qua non ce l'abbiamo. Ed è così, è ancora così, Yolanda. Oh, perché magari mi sono perso qualche nerf che hanno fatto. Ho pensato solo dove la posso trovare, ma in realtà non la posso trovare da nessuna parte. Meno volendo, perché non c'era la chiamata del destino. Quindi. Vabbè. Comunque, dovrebbe essere così, perché sul forum è ancora così, quindi presumo che sia così. Vado a vedere su Happy Toolbox, giusto? Ah, vabbè, posso, no, ma lo stesso anche di là è la stessa cosa. Inari. Sì, anche qua 17%. Se il servitore dà il 7% a fine di ogni turno, 7% di mana. Mentre invece col costume col costume farà praticamente la stessa cosa, soltanto che fa più danni. Dai, sempre il servitore lo dà a tutti, giusto? Tutti gli alleati. Evoco un servitore Sakura per tutti gli alleati. Ah, dalla schivata, ecco perché. Non dalla schivata, ma dalla il meno 40% di precisione. Questa è la differenza tra Inari col costume e senza costume. Mombrio mato, cioè cambiano gli eroi ogni 5 secondi che qua non si capisce più nulla. Già di per sé non mi ricordo. Oh, figurati se poi li iniziano a nerfare, a modificare e quant'altro. Presumo che sia rimasto uguale, perché se anche il costume dà la stessa cosa, non credo che abbiano cambiato solo l'eroe base. L'eroe base gli hanno aggiunto, mi ricordo, il 180% di danni, perché quando è uscito questo eroe non c'aveva il 180% di danni. C'aveva solo la schivata e per ogni schivata usciva il servitore Sakura. E il vantaggio del costume è che dà direttamente il servitore Sakura, quindi là è un attimino meglio, ok? Però sì, il servitore sarà rimasto uguale, sempre lo stesso. Qua, ripeto, molti osannano Cadillan col costume perché dà la schivata. In questo caso è lo stesso. Ok che lei è media mentre Cadillan è rapida, però è anche vero che per ogni schivata che va a fare come si chiama Cadillan, ma ce l'ho qua, abbiamo il 45% di probabilità, mentre di là era il 56, quindi già la schivata è più probabile e il danno è praticamente lo stesso, perché 170 e 180 è lo stesso, però il servitore Thorn che dà nulla è più resistente, per carità, però non dà nulla, mentre invece il servitore che ti dà Sakura, o meglio il servitore Sakura che dà il servitore Volpe che dà Inari, dà il 7% di mana al proprietario. E ripeto, se nel momento in cui lei parte e parte il servitore, tanta roba. Vabbè, ti porti in quel caso, guarda, tu dici ok, mi faccio questa difesa che è super mega galattica con i servitori, come ragionamento con i servitori, poi mi vado a prendere un eroe che sta qui, ossia Grimble. Con il solo Grimble praticamente ti distruggo. Cioè, basta farlo caricare. anche Viselus, sì, ok, stesso discorso. Invece, per esempio, un altro eroe che serve relativamente a poco, ragazzi, è Mokkar. Ma Mokkar però, se messo in una mono, ne abbiamo parlato anche quando è uscito il costume, se messo in una mono viola, mica è tanto malvagio. Poi è normale, se avete altri eroi che
ti fa tanta roba, ti fanno tanta roba, allora sì, è normale, cioè, vabbè, è scarsino e ci sta. Io di questi tre qua sono scarsini, ok, un po' come Raffaele qua, sono un po' più scarsini, pure Mitsuko, va, mettiamoci. Però, ragazzi, dipende sempre da uno che cosa ha a disposizione. Ci sono molti più sostituti di questi, ok, per carità. Però poi dipende sempre uno che cosa ha a disposizione, che cosa non ha, cosa non ha, cosa ha e cosa non ha. Poi, terza lista, abbiamo Jeff John. Jeff John è semplicemente un curatore, è un curatore, un cecchino. Può essere interessante perché ruba il servitore, o meglio, tutti i servitori del... Tutti, giusto, Jeff John? Non ho dubbio. Dovrebbe essere tutti. Tutti i servitori di chi colpisce. E quindi... è molto molto interessante per quel fattore lì, sempre per lo stesso fattore, ossia che ora ci sono tanti servitori, ruba servitore d'avversario, quindi ruba tutti i servitori e poi gli fa un bel danno. È normale, dite, ok, la versione col super mega galattica, tutto quello che volete, ma a beccarla col costume è una cosa, boh, la si fa. È un cecchino rapido che comunque ruba il servitore degli avversari e poi fa 500% di danni al bersaglio. Può essere interessante per quel motivo lì. Sì, Yolanda, con molta probabilità è il prossimo prossima chiamata del destino, che dovrebbe iniziare il 6 aprile, però questo tutto con virgolette di qua di là, sottolineatura, che potrebbe cambiare, ragazzi, potrebbe cambiare. Poi, ragazzi, abbiamo Emidal. Come fate a dire no, Emidal non serve a nulla, non è decente come eroe? Avete Mamma Natale? Avete Alberic? Avete il culo di Garl per aver preso Dabria? Cioè, basta, sono finiti gli eroi. Come fate a dire Emidal non serve o è inutile? Solo nel caso in cui si hanno gli altri eroi che ho nominato, allora sì. Ma se non li avete, ragazzi, Emidal nelle guerre molto rapide è uno di quegli eroi che va messo lì, non va mai tolto, guerre, torneo, quel che sia. In attacco allo stesso modo. In attacco è comunque un curatore che cura oltre gli HP massimi ed in più vi aumenta l'attacco, tralasciando il fatto che può far risorgere, perché comunque le percentuali sono basse. Però... cioè, come fate a dire no, è inutile, non serve? Ma che cazzo avete? Domanda. Ce l'avete tutti gli eroi? Allora sì, ok. Lord Loki è uno di quegli eroi più divertenti del gioco. Cioè, ce ne sono pochi più divertenti da utilizzare Lord Loki. E l'ho sempre detto da fin quando è uscito Lord Loki. Uno che vi va a copiare la speciale di cui colpite, ragazzi, ma... cioè, potete affrontare pure i super mega galattici. Tanto Lord Loki, se lo caricate, gli copia la speciale, ciao. È normale che va utilizzato in attacco, non in difesa. No, è medio. Lord Loki è medio. Non è rapido, però... è super mega galattico, secondo me, vi dico, per me, cioè, questo, ripeto, boh, cioè, non so come deve essere un eroe. Cioè, la domanda mia: cosa vi aspettate nella chiamata del destino? Cioè, se vi aspettate, che ne so, una Miriam, vi aspettate un maestro Lepus col costume, altri ero a caso blu che posso dire, non lo so, cioè, chi vi aspettate nella chiamata del destino? La mia domanda, cioè,
è uno che praticamente Sobek, vi aspettate Tinsel, ecco, cioè vi aspettate questi, se vi aspettate questi potete aspettare pure una vita, cioè, non cambia nulla. Ma un Lord Loki che copre l'abilità speciale del bersaglio e la usa come se fosse la sua abilità speciale, cioè boh. Ripeto, Lord Loki è uno di quegli eroi che va portato sempre in attacco, se è possibile ovviamente. Anche in una 4-1, una 3-1-1, nell'1 c'è sempre Lord Loki. Perché copiando una speciale avversaria, voi avete 5 possibilità di scelta. Lo caricate e poi scegliete quello che più vi serve in quel momento. Vi serve uno che vi cura oltre gli HP massimi. Anche se non avete nessuno morto, vi andate a copiare, che ne so, Emidal, per dirne uno. Poi, che ne so, dall'altro lato c'è Alucard, c'è chiunque, andate a copiare quello, ciao. In generale, ho letto un sacco di volte che non ci sono eroi interessanti nella chiamata del destino. In linea di massimo, in generale. Quindi poi c'è Sif è uno di quegli eroi che Lord Logan, poi di scambi fa ci volevano 20 eroi a parte. Poi abbiamo Sif è uno di quegli eroi che a me personalmente non piace proprio, ma perché è il mio modo di giocare che non mi piace quel determinato eroe. Non mi piace perché non sono fatto per giocare col contrattacco. L'ho sfruttato pure un sacco di volte il contrattacco, per carità. Però non mi piace giocare di contrattacco. E quindi di conseguenza Sif per me sta in secondo piano. Ma in realtà Sif è tanta roba lo stesso, se sfruttata nel modo ideale. E parlo di Sif senza costume, che quello col costume, vabbè, lasciamo sta. Dal contrattacco ha i tre vicini, cioè se stesso e i due vicini, ma il bello è che il contrattacco sì, lo fa solo del 100% dei danni che subisce, però in realtà lei fa ridurre i danni subiti dai tre, del 50%. Quindi se un avversario vi fa 100 di danno, in realtà ne subite 50, ma ne riflettete, o meglio, ne contrattaccate di 100. Ed in più aumenta la velocità di mana a se stesse e ai suoi vicini. Quindi se mi mettete degli eroi decenti al suo fianco, può essere tanta roba, sia in attacco sia in difesa. Poi, per carità, io ripeto, per me non è quell'eroe che fa per me Sif, che non sono, cioè non mi piace giocare in quel modo, però è tanta, cioè può essere sfruttato in tanti modi Sif. In difesa meno, perché comunque è un qualcosa di removibile, quindi di conseguenza perde tutto il vantaggio sostanzialmente, però in tutte le altre cose si può usare tranquillamente. Beh, ragazzi, ma io se arrivassi a 100, il primo che andrei a prendere sarebbe Emidal probabilmente, perché sto andando con Gramps attualmente, quindi praticamente andrei a prendere forse Emidal. Secondo, probabilmente andrei a prendere Lord Loki per sfruttarlo, per divertirmi più che altro. Poi ci sono Grimble e Bera. Cioè, ragazzi, Bera, stiamo parlando di un eroe che sicuramente poi col costume sarà superiore, per carità, però è un eroe che crea i servitori rapida, crea i servitori. Questi servitori che cosa fanno? Danno il bersaglio riceve 180 danni da veleno per 3 turni, e il bersaglio non può ricevere nuovi servitori per 3 turni. Dato che siamo attualmente sommersi dai servitori, un eroe rapido che crea servitori, e questi servitori non fanno creare servitori agli avversari, ragazzi, perché non è male? Cioè, perché non è bene? Non è perché non è bene. Poi dipende, è normale, io ho 57.000 eroi che mi creano servitori,
57.000 eroi che mangiano servitori, 57.000 eroi che non gliene sbatte un cavolo dei servitori. Parliamo di altro, però. Parliamo di altro. Per me Grimble è uno di quegli eroi super mega galattico nella guerra, nelle guerre con i servitori e nei quando si affrontano avversari che creano tanti servitori. E sfruttarlo per quel modo, anzi sfruttare gli avversari in quel modo, fargli fare tutti i servitori, poi se ne mangia Grimble e mi dà anche il mana. Vera parte sicuramente prima di chiunque altro che crea servitori, perché la maggior parte sono medi o giù per lì, ma anche in questo caso li blocca senza dimenticare Malosi, che vi ho detto prima. Il vantaggio, la pecca è che comunque è un cecchino, quindi colpisce uno solo, però quell'uno lo blocca, gli blocca tutta la parte interessante della propria speciale. Il danno se lo subisce, per carità. Chi non ha un risuscitatore prenderà Heimdall. Sì, esattamente, per chi non ha un risuscitatore, Heimdall è il primo della lista. Certo, Heimdall, ripeto, qua parliamo di Heimdall senza costume. E ce la farò a scrivere. Ce la farò. Parliamo dell'Heimdall senza costume. Quindi le probabilità di resuscitare sono il 20%. Quindi non vi aspettate magie. Cioè che parte sempre, o meglio fare resuscitare sempre. Resuscitare poco e niente. Però è una probabilità che c'è, quindi uno la mette lì. Mal che vada che non risuscita, ragazzi, vi cura oltre gli HP massimi e vi aumenta anche l'attacco del 30%. Certo, è lento, quindi ritornando al discorso di prima, io preferisco i lenti che comunque una volta che partono ti danno un grosso vantaggio, però è anche vero che c'è sempre quella probabilità di far rinascere chi è morto già. Nelle guerre molto rapide là va usato, ovviamente, come tutti i lenti che resuscitano, ragazzi. Non è che, non mi aspettate, mamma Natale, la utilizzate ovunque. Almeno io non la utilizzerei quasi mai, se non nelle guerre molto rapide o nei tornei molto rapidi, per quanto mi riguarda. Però in mappa un eroe del genere che vi cura oltre gli HP massimi è comunque tanta roba. Comunque tanta roba. Per me potevano almeno evitare di mettere gli eroi della prima stagione, ma su quello ci sono d'accordo anche io. Però io mi metto anche nei panni degli sviluppatori e vi dico, cazzo, se mi metto gli eroi super mega fighi qui, ma chi cazzo compra più? Cioè, io se tolgo questi della prima stagione, chi ci vado a mettere? Io avrei fatto una cosa diversa. Avrei messo qui i primi costumi degli eroi della prima stagione. Allora sarebbe stato un pelo più figo, probabilmente non l'avrei comunque scelti, però avrei messo i primi costumi della prima stagione. Mi va da, beh, Margiana non credo, ma Heimdall col primo costume, mi dai, non ne so, Isarnia col primo costume, John col primo costume, Quindus col primo costume, che sono eroi non troppo forti, anzi molti sono super mega galattici. Sì, no, ma Margiana era lo scusa a priori. Margiana lo scusa a priori, ovviamente. Non la possono mettere col costume, ma quella è poco ma sicuro. Ma andiamo a prendere pure questi che ci stanno adesso, nella chiamata del destino adesso. Se avessero messo gli eroi col costume qui, sarebbero stati molto più interessanti. Cioè, o meglio, qualcuno li avrebbe potuti pure scegliere, ma così com'è? Ma chi cavolo è che li sceglie questi eroi, ragazzi? Cioè, sono 5 eroi bruciati, mettini 15 a sto punto e basta. Cioè, perché ne metti 20? Mettici, non puoi mettere, da una parte sono d'accordo con loro, cioè nel senso che non puoi mettere eroi della quarta stagione, oppure eroi degli eventi. Potresti mettere quegli eroi degli eventi che ormai sono superati, lo sai benissimo. Che ne so, i pirati, a
Avalon sì e no, oppure un miscuglio fai di questi eroi degli eventi vecchi, passati, che non servono più. Un Sargasso ci vai a mettere qua dentro, ci vai a mettere un Cappuccetto Rosso, che servono praticamente a nulla, o meglio sono quegli eroi che sì sono migliori degli eroi della prima stagione ma non ti portano un vantaggio, e c'è, potrebbe essere qualcuno che li sceglie, ma così zero. Pantera. Comunque il mio pensiero, ma non credo che mettono Emidal, mi ricordo quando allo scambio anime c'era Alberic e poi l'hanno tolto. È vero anche questo, però nello scambio Alberic era messo con 10 eroi ed era lì, infatti pure quando lo vedemmo insieme io dissi, ragazzi, 10 secondo me è veramente poco. Però qua parliamo di un Emidal senza costume. È un Emidal senza costume, per assurdo risuscita anche meno di Alberic, perché Alberic risuscita al 33%, giusto? Lui del 20%, 20% di probabilità, quindi 20%. Alberic risuscita del 30, vabbè questo è quello col costume però mi sa, infatti. Se non mi sbaglio è 33. Alberic. Sì, 33%. Quindi per assurdo Emidal è il peggiore tra i resuscitatori. Certo, ripeto, per chi non ce l'ha, tipo me, è tantissima roba. Comunque. Io sono Gramps, per dirvi, quindi cioè, sarebbe proprio perfetto. Dove sta Gramps? Cioè, Gramps per... cioè, resuscita più di Emidal. 33%. Allora, io vi dico la mia, ve l'ho detto già prima. Per me quello che non mi convince, che mi puzza, a parte Emidal, ma è proprio Mitsuko. Perché rimetti lo stesso eroe? Cioè, può mai essere che non c'è un altro eroe da mettere qua? E per assurdo ci sono eroi veramente interessanti, tipo Grimble. Grimble è veramente interessante. Soprattutto con tutti questi eroi che creano servitori, cioè il fatto non solo, non tanto di mangiarseli i servitori, ma dargli un vantaggio ai propri alleati perché si è mangiato i servitori avversari. Cioè, Bera, ripeto, è interessante perché comunque blocca, può bloccare i servitori avversari, quindi può essere interessante. Lord Loki è troppo divertente da utilizzare, o meglio, se sfruttate al massimo Lord Loki potete beccare la ma Rossi nella seconda c'è solo Leo, ma veramente solo Mitsuko, cioè con il cambio no, non si resetta la Vega, l'ho detto prima e lo ripeto ancora una volta, ragazzi, il contatore non si resetterà mai, vi dico già, se rimanete a 3 cambia la lista, avete sempre 3. Ci sono solo 2, è bello, cioè questo è il discorso, mi sembra proprio strano che siano solo 2 gli eroi rossi della seconda stagione. Se è così, allora sì, cioè senza ombra di dubbio, però cavolo, si sono impegnati a fare i rossi nella seconda stagione, proprio non li volevano i rossi. Atlantide. Elemento fuoco. E allora sì, ci sarà sempre Mitsuko là. Ci sarà sempre Mitsuko. Oceanus non lo metteranno mai. Oceanus non lo metteranno mai. No, non ci avevo proprio fatto caso, erano solo 2 rossi. Cioè, è prima dell'uscita di Oceanus c'era solo Mitsuko rosso dell'Atlantide. Ma scusa, gli altri colori invece? Domanda. Cioè, se vado a prendere i blu, alla fine c'è solo Ariel e Missandra.
Ma veramente così pochi eroi ci sono nella seconda stagione? Madonna. Atomos e Tarlac. Cage, Mokar e Ursena. Quindi qua se la possono addirittura allegramente giocare. Qua Inari e Poseidone. Cazzo. Quindi praticamente c'è una ciclo sempre questi eroi. Cioè non c'è scelta. Convinto che erano almeno 3 o 4, perché poi le altre sono così. Andiamo a vedere la... no, Cavaliere di Avalon, no, Valhalla dove cavolo sta? Valhalla infatti sono 4. E mi sa che saranno 4 per ogni colore. E addirittura qua, ah no, qua c'è il costume. Sono 3 qua. Ah, bello, il prossimo potrebbe essere Salmone Loki. vabbè, ma li devi scorrere tutti qua. Faccio prima. Fridge, Emidal e Ratatorsk. Hanno messo Emidal. Potrebbero mettere Fridge al posto di Emidal. O questi cambiano e non metto, perché alla fine se ci pensate cioè al prossimo ciclo potrebbero mettere altri, ok, perché ci stanno soprattutto nella terza, ma poi finiscono anche quelle della terza, che fai, metti di nuovo che ne so, Tyr. Mo hai messo la prima, hai messo Tyr, poi hai messo Jeff John senza costume, poi c'è Baldur e Lady Loki, che sono quelli di più, i rossi, cioè poi vai sempre al ciclo, cioè sono veramente pochi effettivamente, poi pensandoci così, se fanno a colore sì, vedremo ragazzi, vedremo. Effettivamente i rossi non ci avevo proprio pensato, o lei o Oceanus. Oceanus non lo metteranno mai, ragazzi, perché per carità non cambia nulla, potrebbero mettere, sì, infatti è quello che dicevo io, ma le avrei messe per la prima stagione quelli, avrei messo quelli scarsissimi tipo i pirati, nessuno si caga, manco di Striscio, avrei messo quelli, guarda. E magari qualcuno era pure interessato a quel determinato eroe, se lo va a prendere, ma la prima stagione, ragazzi, cioè, effettivamente li prendi come 16esimo, 17esimo, 18esimo, 19esimo e 20esimo eroe, cioè una volta che hai fatto più di 15 di 1500 chiamate, allora te li vai a prendere, madonna. Allora ragazzi, io ve l'ho dette le mie idee. Ci sono, vabbè, io sono sempre dell'idea che comunque ogni eroe è sfruttabile in un determinato contesto, in un determinato momento, in una determinata cosa, può essere sempre sfruttato, qualunque esso sia l'eroe, anche Salmone Loki. Però arrivare a dire che comunque sono eroi inutili, che non servono a nulla, che non saprei chi scegliere, o hai tanti eroi e in quel caso qualunque lista sia, comunque avresti difficoltà a scegliere, o c'è qualche cosa che comunque io mi sono perso, perché ripeto, per me questi eroi qui sono molto interessanti, ma anche Zimi e Zelin, ragazzi, se non avessi Zimi e Zelin, non lo so, cioè probabilmente li prenderei. Poi volete mettere Zelin, avere Zelin in squadra, cioè, ragazzi. Cioè volete mettere tanta roba. Allora. Volevo fare una domanda anche fuori tema. Emblemare un secondo costume di un eroe funziona come emblemare il primo? Cioè segue lo stesso percorso? Penso.
Penso di sì, Gianni. Perché praticamente io non c'ho nessun secondo costume. Giusto da verificare, ma funzionerà sicuramente alla stessa identica maniera. Praticamente come segui la griglia dei talenti del primo, perché li potrei mettere solo al primo. Gal, tu ce l'hai un secondo costume? Giusto per verificare, ma penso che sia effettivamente così. Come vai a emblemare qua, ti vai a vedere il secondo costume, che cosa c'è di là e quello di là. Sì, dovrebbe funzionare allo stesso modo, perché ripeto, nel primo costume non ti fa proprio emblemare qua, non è che puoi scegliere qua. No, non c'è bisogno dello skin, era solo per conferma. Come emblemi il primo costume, così ti ritrovi, cioè il primo, l'eroe base, così ti ritrovi emblemato sia il primo costume che il secondo costume. E calcola che qui cambiano le cose, dall'eroe base al primo e al secondo costume comunque cambieranno le cose. Quindi se tu vai a destra, per dire, se tu vai a destra sul costume c'hai difesa e salute, sull'eroe di base invece c'hai attacco e difesa. Quindi cambieranno anche quelle. Se tu vuoi emblemare solo il secondo costume, guardati gli snodi che vuoi avere del secondo costume e ti emblemi il primo seguendo quegli snodi, o meglio destro o sinistro. Ti piace? Sì, esattamente. Zelin è tanta roba, ragazzi, tanta roba, al di là di tutto. Secondo te la metteranno un giorno la Dea Suprema Regina incontrastata unica e arrivabile? Crystallis non credo. Quindi sul secondo costume è meglio scudo vita o spada scudo? Scudo vita. Ragazzi, sono eroi che devono sopravvivere, non fare danno. Devono sopravvivere. Perché Quintus, con l'attacco irrazionale, essendo lento ovviamente, deve sopravvivere. Cioè alzargli l'attacco facendo fargli fare più danno non ha lo stesso impatto. Deve sopravvivere. A meno che tu non giochi di mono, allora dici ok, mi serve un po' di più danno tessera, ma non ha senso. Ripeto, io ho molti eroi per esempio emblemati in attacco per sfruttare a massimo il danno tessera, però ora la differenza è abissale ragazzi, tra eroi prima stagione, seconda stagione, anche terza, va, mettiamoci dentro, rispetto agli eroi che sono usciti adesso. Quindi ragazzi, dovete far resistere gli eroi, soprattutto se hanno una speciale interessante come potrebbe essere quella di Quintus. E allora, non farmi andare attraverso il Kinder Cereali. Dai, per una capra, 600 sto casino per una capra, dai, io c'ho una pecora se vuoi, cioè ce l'ho pure nella squadra principale e difficilmente la toglierò da lì, tra l'altro, cioè. No, per una capra, 600 sto casino, su via. Allora ragazzi, terminiamocela qui, devo fare il turn ride. Ah, devo aprire l'accademia, apro con voi, dai l'accademia. Apriamoci, cioè sono 8:30, madonna quanto cazzo ho parlato. Poi dice mi fa male la gola, c'ho la tosse, è normale, parli troppo. Allora, apriamoci un po' i campi, dai, apriamoci i campi e è tutto qua, anzi no. I campi, perché la voglio mettere giovedì la prossima volta, dai, apriamoci pure i campi, vaffanculo, dai. Giovedì dobbiamo parlare. Allora, apriamoci i campi, dai, per primi. Che abbiamo qua? 171 su 203. Va bene. Primo campo. Karil. Dawa. Avukmun. Bello il trio. Balazar. Renfeld. Vedi, Renfeld già sballato tutto perché è un doppio viola. Poi Gunner un doppio blu. Cioè, già non va bene. Karil, giustamente. Renfeld. Bravissimi. Così vi voglio. Carichi, perché qua ora sono usciti tutti, tutta merda è uscita. Vediamo. Sartana col costume, attenzione. Potevi darmi Margiana, però. I see the light inside you.
sempre meglio di niente. Vabbè, Sartana la do vabbè, ma c'è tutta merda di là, era abbastanza palese, mi desse qualcosa nel 5%, ma data Sartana che non mi serve a nulla, però vabbè, è sempre meglio un costume, cioè ce l'ho già maxata, quindi l'altra Sartana la metterò in riciclo. Però blocchiamolo, poi se ne parla giovedì di mettere l'accademia, dai, la metto insieme a voi così poi la apriamo sempre il giovedì. Avrei preferito Domizio, io mi accontentavo del primo costume di Margiana, mi accontentavo anche di quello, Carle, cioè, non sono proprio schizzinoso da voler subito il secondo costume, cioè, perché poi a quel punto forse Quintus... Se proprio... Pubblicità a non rispondere. Ragazzi, vi ricordo che se non volete vedere la pubblicità, visto che ne approfitto, se non volete vedere la pubblicità, c'è la possibilità di abbonarsi al canale. Abbonandovi al canale non riceverete la pubblicità. Quindi, se tra l'altro avete Amazon Prime e se non l'avete Amazon Prime c'è qualche problema, vi dico già, tra di voi c'è qualche problema se non avete Amazon Prime. Perché Amazon Prime, i pacchi vi arrivano in 24 ore senza spese, avete, come si chiama là, Prime TV, avete che ci stanno le serie super mega fighe, tra cui sto guardando The Boys, giusto per farvi pubblicità occulta. C'è Amazon Music, che è praticamente come avere Spotify, ma la cosa figa, ragazzi, è che ogni tanto vi fanno vedere anche la partita di Champions. Ma che volete di più? Siamo a canale 5. No, su canale 5 non puoi fare niente. Qua puoi fare qualcosa, dai, ripeto. Puoi abbonarti e quindi non ricevere più la pubblicità. E in tutto questo, ripeto, con Amazon Prime l'abbonamento è gratuito, quindi se avete Amazon Prime è tutto gratuito. E in più supportate ovviamente il canale. Altrimenti pubblicità a manetta, che vi devo dire. Io l'ho rimessa solo per partire di Champions. Ma sì, ma infatti fa talmente tante cose che dice, vabbè, ok, lo faccio comunque. Alle volte è capitato anche che ho preso pacchi di, che ne so, l'ultima volta che ho comprato, dico, tipo colluttorio, che tipo in farmacia 7-8 euro, su Amazon lo stesso 2 euro. Cioè, senza spese di spedizione 2 euro l'ho pagato alla fine. È arrivato a casa il giorno dopo, per dire una cazzata, quello è il vantaggio, senza considerare le volte che mi arriva roba, la testo, la provo, non mi piace, gliela ritorno e mi rimborsano pure, cioè. Ma di serie belle su Amazon che c'è, onestamente non lo so, Don Fabio, perché non c'ho proprio manco più testa per guardare le serie, onestamente. Chi di voi guarda serie? Che può consigliare, facciamo anche i consigliatori di serie. Ce n'erano un paio carine che avevo visto su Amazon Prime. Ci sono quelli italiani, ci sono tutti, mi pare, su Amazon Prime, perché ormai pare che hanno fatto tipo l'accordo, mi ricordo già più, madonna, non li sto proprio seguendo più. Io sto vedendo The Boys, che è super mega figo, ed è solo su Prime quello, sicuro al 100%. Che non sono arrivato alla terza stagione, cosa del genere. Poi onestamente non mi viene. Non so quale sono proprio di Amazon Prime. Ma che si chiama Fantasy? Sono serie vecchie tipo Chuck, pure è figo. Sto vedendo così al volo. Però non so se sta solo lì. La ruota del tempo. Ah, vedi, segna, Don Fabio, segna.
Se no, ti consiglio serie super mega fighe che sono tipo One Tree Hill, Gossip Girl. Che c'è più qua? C'è Prequel del Signore degli Anelli. Ah, vedi che le fanno le serie fighe allora. Ah, io ultimamente non sto seguendo più. Che no, veramente non c'ho. Non c'ho proprio tempo e voglia di farlo. Quelle vecchie che ho visto, tipo Chuck, per me è fantastica come serie. Che sono messo Prime Video serie TV e mi sta dando dei titoli, ma. Ah, c'è pure Hannibal su Prime. Hannibal pure è super mega figo. Vi sto dicendo roba vecchia perché solo le vecchie mi ricordo onestamente. Ah, eccola qua, Ruota della Luna nel tempo. Beh, c'è anche Dottorace, c'è Fringe. C'è anche Fringe. Dottor House. The Mentalist, cioè. C'è pure Sherlock. Fantastico, Sherlock. Cioè, ti dico io una serie, se non l'hai ancora vista, sullo Sherlock. Mamma mia. A proposito. Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito, come sempre, a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni, anche con Empire and Puzzle. La prima parte della diretta è sempre dedicata a Empire and Puzzle. Vi ricordo che questa settimana testo almeno questo orario qua nuovo, ossia iniziamo dalle 19 la prima parte, la prima oretta, che in realtà sono due ore su Empire and Puzzle, e poi giochiamo ad altro.